Un flusso di migranti di simili proporzioni a Ceuta non ha precedenti. In 5.000 solo lunedì hanno fatto ingresso nell'enclave spagnola sul continente africano, arrivati con gommoni di fortuna o a nuoto. Fra loro molti minori non accompagnati, che sono gli unici ad avere possibilità di restare in custodia delle autorità spagnole. Per gli altri si prospetta il rimpatrio entro 48 ore. I due piccoli territori spagnoli, Ceuta e Melilla, sono un punto di arrivo per migliaia di persone che sperano di attraversare lo stretto di Gibilterra, ma sono circondate da una doppia recinzione e pesanti misure di sicurezza, in virtù di un accordo fra Spagna e Marocco. Fra i due paesi la tensione è però tornata a risalire quando Madrid ha accolto, per curarlo dal Covid, Brahim Ghali, leader del fronte polisario che si batte per l'indipendenza del Sahara occidentale. Madrid ora accusa Rabat di aver consapevolmente abbassato la guardia sui migranti.